Pronto? Buonasera, io chiamo per l'appartamento. Sì, solo non residenti, infatti. Sì, sono qui per l'Accademia delle Belle Arti. Mi chiamo Pruna, Alex Pruna. È lei la padrona di casa? Ah. Mi dice per favore l'indirizzo esatto? Sì. La trovo in portineria. Grazie. A lunedì allora. Arrivederci. Allora, il principe ha trovato caso? Forse. Forse. Sarebbe lei lo studente che ha chiamato venerdì? Sì, signore. Alex Pruna, piacere. E lei Ada. Bene, è? Ada. mi segua. Le mostro l'appartamento. Il padrone di casa, il signor Daneri, è molto selettivo con i suoi inquilini. Ma il padrone di casa è qui anche lui. No, il signor Daneri non ha mai contatti con i suoi inquilini. Mi occupo io di queste cose. Da questa parte vogliamo andare? Serve qualcosa, signor Savini? Non si fa mai gli affari suoi, ma lei non si preoccupi, è innocuo, almeno per gli altri. Prego, si accomodi. Spazio ce n'è. Un appartamento del genere con quello che lo pagherebbe mi sembra regalato. Guarda un po' che posto si è trovato il principe. Principe. Ah, tu non lo sai però. Il signorino qua presente è un principe. Principe vero, eh? Tu sei un principe. Mio nonno era effettivamente un principe, ma un sacco di tempo fa. Beh, ora fa un po' il modesto, ma la sua è tra le più illustri famiglie rumene. Beh, comunque, quando il principe ha sistemato la casa, vi inviterà a cena. Una cena rumena. Grazie. Buongiorno, vedo che ha preso in affitto l'appartamento del signor Trelkowski. Beh, non so chi ci abitava prima, però sì, sono nuovo inquilino. Alex Pruna, piacere.
Era un bravo uomo, educato, molto riservato. Poi è cambiato. C'era una gatta qui una volta, una grossa gatta. Rimaneva spesso incinta. Qualche mese fa era prossima a partorire. Mi sa che ne aspettava 6-7. Era grossa così. Poi è scomparsa. Poi, nella sua spazzatura, lo sa che cosa ho trovato? Nella sua spazzatura? Non si fa mai gli affari suoi, l'avevo avvertita. Chi è? Cioè, guarda, qua ovviamente hanno vissuto un sacco di persone. È un appartamento ammobiliato questo qua. Quindi c'è qualcuno prima di te che avrà lasciato delle cose. Ammetto che può anche essere un po' inquietante trovare questa roba, però non c'è da andare in paranoia, no? Senti, ma sei sicuro di voler vivere da solo? Cioè, che forse era meglio se tu rimanevi da me, no? Allora dimmi se per te è normale trovare una cosa del genere. Non capisco. Cioè, qual è il problema? È solo e soltanto un oggetto, Alex. Forse sono un po' stressato. Sai,
L'arrivo in città, iscrizione all'università. Questo cazzo di appartamento nuovo. Non so. Senti, comunque io stasera a casa non ci torno, quindi mi butto sul divano e rimango a farti compagnia, ok? Senti, ma tipo una birra ce l'hai? O Alex? Il frigo. Thank you.
stai facendo? Stai dicendo che questo tuo sogno non era un sogno, ma qualcos'altro? Spiegati meglio, perché io non riesco a seguirti. Mattis, non stavo dormendo, non stavo dormendo, per Dio! Ma tu vorresti sostenere che in qualche modo la casa sarebbe responsabile di questa tua visione. E com'è possibile questa cosa? La portiera c'entra qualcosa. La portiera. Cioè, la portiera. Nel sogno prima, non mi ricordo molto bene, ma c'era qualcuno che parlava in rumeno. Poi c'era la portiera, come se fosse una strega. Cristo, Alex, ma ti senti? Cioè, prima questo del sogno che non è un sogno, poi la casa, la bambina, i vestiti, la portiera che non è la portiera ma una strega, adesso i rumeni. Ma che cazzo stai dicendo? Oh, che cazzo? Vediamo se sono impazzito, vediamo se funziona anche su di te. Dai! Dove vai? Ero sdraiato lì. Appena mi sono sdraiato ho avuto la visione. Improvvisamente è come se qualcosa mi risucchiasse. Va bene, senti, se è veramente la casa, proviamo anche su di me. Magari verrò risucchiato anch'io. Cioè, dovrei sdraiarmi qua, vero? Così. Che mi avete fatto fare? Una boccata d'aria ti farà bene, su. Ops. All'interno di questa casa, nel sottoscala, c'è una specie di varco. Una porta su un'altra realtà, una dimensione parallela. E questo è un dato di fatto. Questo varco non si può usare sempre. Non sappiamo perché, ma dopo bisogna aspettare almeno che finiscano questi cazzo di mal di testa, se no non funziona. Non viaggi, non succede niente. Sì, ieri notte all'inizio ha funzionato, poi abbiamo riprovato più volte e niente. Sì, ma non è il mal di testa. Che mi sembra di essermi risvegliata sulla luna. Non so voi, ma a me non è piaciuto per niente. Anzi, è stato terribile. È stato peggio di un incubo. Era come essere svegli, ma prigionieri dell'incubo di qualcun altro. Tu piagnucoli perché sei una paranoica. Io penso che sia come fare un viaggio nel proprio inconscio. Ovviamente, non tutto quello che vedremo sarà piacevole. Se è come fare un viaggio nel proprio inconscio, spiegami. Perché tutti e tre abbiamo visto quella bambina malefica? La bambina è il legame tra noi e quella dimensione, tra noi e le visioni. Poi tu l'hai vista come malefica, a me è sembrata più un'anima disperata. Secondo me, è lei che sta cercando di stabilire un contatto. Forse sta chiedendo aiuto. Caffè. E poi io ho una brutta sensazione.
Questa storia mi dà i brividi. Secondo me dovremmo chiedere a qualcuno. Il professor Burri potrebbe essere l'unico a non prenderci subito per matti. Si fotta Burri. Oggi è venerdì e nessuno di noi andrà all'università prima di lunedì. Che mi vorreste dire che veramente non lo volete più rifare fino ad allora? Non so voi, ma io stasera lo rifaccio. Sì, cazzo, lo voglio rifare, Alex. Questi vestiti sono di una bambina di 8-9 anni. Sono molto vecchi. Comunque, se Alex è convinto che ci sia un nesso tra questa roba e il resto della storia, chiedere alla portiera mi sembra una buona idea. Se sa qualcosa di questo baule, di chi era almeno. Saprà dirci qualcosa in più. Ma perché voi pensate che anche se la portiera sapesse qualcosa ve lo verrebbe a dire? Hai qualche altra idea? No. Fate come volete. Io vado a vedere se la portiera a casa, se no è inutile fare il tragitto. Io non so cosa vi prende. Abbiamo qua davanti a noi la possibilità di fare un esperimento straordinario. Volete saperne di più di quella bambina? Solo lì possiamo scoprire qualcosa, sempre che ci sia un qualcosa da scoprire. Tu sei fissato con questo Toscana. Io non credo che lì possiamo scoprire più di quanto non sappiamo già. Anzi, credo sia meglio starne lontano. Non l'hai visto, Alex? È cambiato da quando l'ha fatto. Comunque la bambina mi sembra sia apparsa a tutti, no? E guarda caso qui abbiamo un baule che oltre a contenere questo coso macabro contiene anche dei vestiti di una bambina. Potrebbero essere i suoi. È possibile che in passato abbia vissuto qui. E magari la portiera saprà dirci qualcosa in più. Io vi aspetterò qui. Come un bravo bambino. Ecco, bravo. Un'altra volta dalla portiera? No, no, siamo qui, andiamo adesso. Va bene, allora dammi una mano a portare la cassa. Sì, buonasera. 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 Non sapevo che avesse bambini in casa. Bambini? Ma che sta dicendo, Bruna? Mi è apparso di vedere... Ma insomma, che cosa volete? Io ho la cena sul fuoco. Sì, noi mentre mettevamo a posto la casa abbiamo trovato questo baule. Ah sì, è roba del padrone di casa. Ma perché, vi ha dato fastidio? No. Il suo contenuto piuttosto, ecco, noi ci chiedevamo... Il contenuto? Ma io sapevo che era sigillato. Sì, sono stata io. Alex era uscito e pensavo fosse roba sua. Non si preoccupi, provvederò subito a comprare dei lucchetti nuovi. Mi dia retta, Bruna. Io credo che il signor Daneri avrà piacere di ritrovarlo al proprio posto, dove è sempre stato da quando io mi ricordo. E poi perché tutta questa preoccupazione per dei capelli... Perché non credo che per dei vestiti da bambina e una palla lei si turbi in questo modo. Sì, ha ragione, infatti ci scusi per il disturbo. Arrivederci.
Ciao, io allora vado. Il matrimonio è sabato e io dovrei tornare lunedì, se ce la faccio domenica. Vabbè, secondo me fino a lunedì dovremo sopravvivere, ok? Se hai bisogno di qualsiasi cosa, chiamami. Grazie. Ok, dai. Ciao. Mi spieghi che cazzo di bisogno c'era di essere così stronzo? Lo senti, un arrompicazzo, non ci serve. Che stronzo. Non so, Matisse, delle volte non ti capisco proprio. Sei pronto a rifarlo? Oh, aspetta, aspetta un attimo. Riflettiamo. Riflettiamo. Insomma, questa storia che la portiere sapeva esattamente cosa c'era dentro il baule. Non so, Vabbè, avrà aiutato il padrone di casa a sistemare quella roba, basta. Ma veramente per te non c'è nessun collegamento? Ma da quando l'hai fatto? Non è cambiato niente? Cioè, durante il giorno, voglio dire, non hai avuto nessun strano flash, niente? Secondo me sei tu che sei solo un po' paranoico. Che cosa avrei dovuto vedere? Ma io ho visto delle cose, anche adesso, mentre andavo dalla portiera! Quanto hai dormito stanotte? 2-3 ore? Senti, sei solo un po' fuori fase. Magari ti sarà parso di vedere qualcosa. O forse sei tu che sei troppo preso da questa storia, per accorgerti che c'è qualcosa che non quadra. Siediti. Io so soltanto una cosa, Alex. Mentre voi eravate dalla portiera, io l'ho rifatto. È stato pazzesco. Cosa hai visto? Non lo so, non si può spiegare a parole. È sempre più intenso, sempre più forte. Lo devi rifare. Punto e basta. Andare da qui, io quando voglio. Sai perché? Questo è il mio regno ora. Lasciami!
qui. Alex, Alex, mi capisci? Va tutto bene, stai tranquillo. Sì, ma che cazzo? Cos'è successo? Dov'è Mattia? Stai tranquillo, non ti agitare, ti prego. Da quando sono partita, ho provato a chiamarti in continuazione, ma niente. Il telefono era staccato. Così io mi sono preoccupata e appena ho potuto ieri sono tornata. Quando sono arrivata al campanello non rispondeva nessuno, è stata la portiera ad aprirmi. La casa era tutta sottosopra. Poi ti abbiamo trovato per terra, rannicchiato in bagno. Tutto sporco di vernice. Ti abbiamo messo a letto. Dov'è Mattis? Dov'è? Io non lo so. A casa sua non risponde. Tu davvero non ricordi nulla? Non ricordi, ma... non riesco. È come... rispondo. Pronto? Alex. Alex. Mattis, dove cazzo sei? Cosa stai parlando, Mattis? Qual è il significato? Lo sai benissimo chi è lei. Ora devo andare. Tanto ci vediamo presto, no? Non te lo togliere ancora, eh? Fa vedere. Febbre non ne hai, meno male. Vai via? Sì. Ho detto che mi devo far vedere a casa, i miei non mi vedono da venerdì. Però tempo un paio d'ore al massimo e torno da te. E ce ne andiamo da questo posto. Io non lo so cosa ci sia in quel sottoscala, però so che non è niente di buono. Avevo provato ad avvertirvi perché istintivamente avevo sentito che era meglio non averci niente a che fare. Però ora è tutto finito, no? E non penso che tu voglia più rifarlo, giusto? Quindi noi ce ne andiamo. E di tutta questa storia non rimarrà che un ricordo. Perché non ti prendi un po' di queste gocce che ti ho portato? Male non ti possono fare. Ora io vado a casa. Poi passo da Mattias a vedere se è tutto ok. E poi torno dritta da te. Stanotte resto qui. E domani starei sicuramente meglio. Prima che tu te ne possa accorgere, io sarò qui. Però mi raccomando, non mi va di stare qui da solo per troppo tempo. Te l'ho promesso. Thank you.
Marta? Sei tornata? Mati, sei tu? Buonasera. Marta, vero? Piacere. Entra, cara. Ti stavamo aspettando. Sono molto contenta che tu sia venuta a trovare Alexandra. L'hai molto dimagrito. E che a volte si comporta peggio di un bambino. Non tocca cibo per giorni interi. Accomodati. Vuoi qualcosa da mangiare? Va bene. Nemmeno. Niente. Non fare complimenti. Niente, davvero. Va bene, allora aspetta qui. Devo avvertire Alexander che ha una visita. Appena siamo pronti ti chiamo io, va bene? Va bene. Indovina chi c'è, tesoro mio. Marta, la tua amica. Sei contenta? Ha fatto molta strada per venirti a trovare. Dobbiamo farle proprio una bella impressione. Guarda. Falle un bel sorriso, mi raccomando. Stamattina non hai mangiato nulla. Tieni, fammi contenta. Fammi un po'. Vieni, Marta, la prima camera a destra. Sei tranquilla. Vedrai che la riconoscerai. Vedrai come sarai contento. Eccola. Ecco la tua amica, amore mio.